Nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo. I padroni del mondo, gli arbitri dei nostri destini sono i barboni. Non tutti, ma alcuni di essi. Esseri spirituali, divisi in fazioni, in lotta tra di loro. Per punire i lombardi che avevano installato panchine dove non era possibile meditare, per raggiungere l'estasi suprema dell'andatevene tutti a fanculo, misero in disparte le loro diatribe filosofiche e scatenarono la pandemia. Zaia, Sala, molti dei politici più in vista furono infettati. Ma la vendetta sfuggì loro di mano. La nazione è in ginocchio. Presto ci saranno milioni di senza tetto. E per questa ragione, solo per questo e non per altro, l'attacco venne fermato. Ma era troppo tardi. Questa è la storia di Bibi e Bibò e delle loro avventure nel mondo dei barboni e di come riuscirono dopo mille peripezie a prendere la guida di questo oscuro universo. L'uno l'imperatore d'Oriente, l'altro l'Occidente. Prossimamente su questi schermi.